Benvenuti spiriti, oggi andiamo a seminare. Ebbene sì, stiamo andando a fare un rito molto pagano in una zona abitata da monaci, o meglio, che era stata scelta dai monaci per abitare. È possibile capire il perché. È un luogo di pace. È un luogo dove le attività spirituali possono davvero fluire con grande facilità. Questo bosco è di allori, frassini, querce, piccoli arbusti, accanto al quale scorre un ruscello, dove getteremo poi le ceneri dei nostri desideri affinché le acque li facciano fluire. Thank you.
Durante la fiera della magia ci avete affidato i vostri desideri, che noi abbiamo conservato all'interno del calderone fino ad oggi. Per noi è sempre una grande responsabilità e un grande onore poter celebrare questo piccolo rito per tutti i partecipanti. Abbiamo preferito bruciarli uno per uno, per essere sicure che ogni desiderio bruciasse fino in fondo e arrivasse la richiesta al cuore della madre. Grazie per averci affidato tutti i vostri desideri e come al solito speriamo che la madre li accolga e li realizzi, li faccia incarnare. Il fumo dell'intento sale tra i mondi, passa oltre. Sensibile. Ti e che l'acqua aiuti il fluire
e anche il non attaccamento ai desideri che non si possono avere. No, guarda, dobbiamo subito prima che si spenga. Portato all'oro requisito, l'alloro per la buona riuscita delle nostre richieste e l'equiseto affinché gli antenati siano con noi in questo momento.
prima di salutarvi, ci tengo tantissimo a dirvi che quest'anno Spirito della Natura partecipa al progetto Monte Pisano Tri, ovvero un progetto del Comune di Calci per riportare vita nei nostri boschi che nel 2018 hanno subito un incendio veramente devastante. Ettari di boschi, di habitat letteralmente in cenere. Con questo progetto il Comune vuole fare in modo che non accada più, prendendosi cura degli alberi che fanno parte dei boschi e soprattutto evitando che l'incuria di tutte le parti verdi del nostro territorio possa causare il propagarsi di un incendio così grande che tuttora, a distanza di un anno e mezzo, ci mostra ancora i terribili effetti. Con ogni tessera il 20% viene devoluto a questo progetto e ogni 10 tessere riusciamo ad adottare un albero che sarà tra l'altro visitabile. Metteremo la targhetta dell'associazione all'albero scelto e potremo andarlo a visitare in un'escursione. Per qualsiasi informazione lascio tutti i riferimenti nella descrizione. Quindi noi vi ringraziamo tantissimo per aver partecipato alla fiera con i vostri desideri e ringrazio già in anticipo chiunque vorrà sottoscrivere il tesseramento e partecipare a questo progetto del 2020 di Spirito della Natura in collaborazione con il Comune di Calci. Grazie a tutti, spiriti!